Buongiorno weekend, benvenuti all'appuntamento con il fine settimana targato Cusano Italia TV. Che meraviglia, ben ritrovati, ci siete mancati tantissimo domenica, ma adesso siamo qui finalmente, sempre super colorati, super divertenti e super svegli soprattutto. Che cosa state facendo? Sono le 9 del mattino, avete già preso il vostro caffè, avete già fatto colazione? Noi sì, e siamo prontissimi per iniziare questa nuova puntata di Buongiorno Weekend, ovviamente in diretta il sabato e la domenica dalle 9 alle 11. Ormai ci conoscete, questa è la 36esima puntata probabilmente di Buongiorno Weekend. Potete mandare i vostri messaggi al 342-627-5717. Questo è il numero per interagire con Buongiorno Weekend. Lo sapete, ci teniamo a conoscervi e quindi mandateci i vostri messaggi spiegandoci da dove ci state guardando oppure che cosa farete in questo fine settimana. Perché lo sapete, Buongiorno Weekend vuole anche darvi qualche curiosità, qualche spunto di riflessione per vivere con più leggerezza il fine settimana. E quindi come fare se non guardando Buongiorno Weekend e poi dedicandovi a tutte le attività che volete fare oppure continuando a seguire il nostro meraviglioso canale Cusano Italia TV. Ovviamente potete interagire con Buongiorno Weekend ovunque voi siate, perché ovviamente c'è il canale del digitale terrestre, canale 122, però potete anche scaricare l'applicazione di Cusano Italia TV e quindi guardare attraverso il vostro dispositivo ovunque vogliate, ovunque siate Buongiorno Weekend. Bando alle ciance, la puntata è ricchissima e quindi non vedo l'ora di presentarvi gli ospiti di questa puntata di Buongiorno Weekend. Inizieremo con una dottoressa, una new entry di Buongiorno Weekend, la dottoressa Eleonora Chiapparelli. Con lei parleremo di osteopatia pediatrica infantile, perché è importante prevenire certi tipi di patologie proprio dall'infanzia e quindi si può agire immediatamente anche subito dopo il parto. Con lei approfondiremo tutti questi meravigliosi temi e anche uno che distrugge spesso le giornate di tanti genitori, il sonno. Si può dormire anche con un bambino piccolo, scopriremo grazie a lei come. Poi continuiamo Buongiorno Weekend parlando di un fenomeno che sta veramente esplodendo sui nostri dispositivi e sui nostri, anzi in tutto il mondo che ci circonda. Sto parlando del deep fake. Con Giuseppe De Toma, che è un videomaker, capiremo quando è superare il limite utilizzando l'intelligenza artificiale per sovrapporre il nostro viso a quello di qualcun altro. Capiremo quanto è pericoloso se non utilizzato in maniera corretta. Ovviamente è sabato e quindi ci prenderemo un caffè, giusto il tempo di un caffè con ben due persone, Alberto Nofrietti e Antonello Fassari, entrambi protagonisti di un meraviglioso spettacolo che andrà in onda al Parioli, tra è già in scena in realtà sul palco del Teatro Parioli fino all'11 febbraio, e quindi avremo l'onore di poter fare colazione virtuale con loro e parleremo ovviamente del loro spettacolo ma anche della loro meravigliosa carriera. Concludiamo la puntata di Buongiorno Weekend leggendo, perché è uscito da qualche tempo un meraviglioso libro che parla di amicizia e di tanto altro. Corri amico corri, l'autore è Marco Caselgrandi e quindi avremo l'occasione di poter parlare con lui della Milano da bere, di quegli anni, degli anni d'oro della Milano, ma anche di amicizia, soprattutto di amicizia. Tutto questo e molto di più grazie a voi che seguite Buongiorno Weekend e quindi ringrazio Pier63. Volevo augurarti una buona diretta. Se questa sera sarai anche tu al programma delle 21:30, no, oggi no, non ci sarò alla buon'ora. Oggi c'è la buon'ora, mi raccomando, guardate anche alla buon'ora, però oggi no, non ci sarò perché io sto dormendo per poi fare la puntata domani puntuali a svegli alle 9 con Buongiorno Weekend. Grazie Pier63, continuate a scrivere, ma intanto diamo il benvenuto alla prima ospite di Buongiorno Weekend, la dottoressa Eleonora Chiapparelli. Buongiorno dottoressa! Buongiorno, benvenuta. Buongiorno Martina, grazie. Come stai? Buongiorno. Prego. A tutti, bene, grazie. Benvenuto in questo salotto colorato, sveglio, attivo. Assolutamente sì, pure di buon'ora. Di buon'ora, di buon'ora, infatti. Ed, alla buon'ora è anche uno... Siamo più freschi. Vero, vero, è anche il nome di
un programma che c'è in onda proprio il sabato sera, però noi alla buon'ora di buon'ora siamo svegli e pronti. Certo. Sveglia che è un tema importante anche, e anche in effetti certo, attinente con quello di cui parleremo noi. Dottoressa, lei è osteopata soprattutto specializzata da un punto di vista della pediatria, no? Sì. Quella infantile, quindi. Esatto. Come mai, ci diamo del tuo, assolutamente l'avevamo detto sì, anche certo. dietro le quinte, come mai hai deciso proprio di approfondire questa specializzazione? Perché di osteopatia si parla tanto, soprattutto negli ultimi tempi, quella pediatrica ancora poco forse. È vero, una branchia dell'osteopatia ancora poco conosciuta, fortunatamente si stanno muovendo un pochino le acque ultimamente, grazie anche insomma a tutti noi che ne cominciamo a parlare un po' di più, per far capire l'importanza insomma che ha l'approccio pediatrico. Diciamo che mi è nata la voglia di approfondire questo ambito durante un corso post graduate, dopo insomma la laurea in osteopatia. Durante questo corso misi le mani su un pancione, sentì dei movimenti, insomma sentivo che il feto reagiva a quello che io stavo facendo. E da lì è nato un amore, è successo qualcosa, è scattata una molla e ho detto ok, voglio approfondire questo ambito e voglio lavorare più sulla prevenzione piuttosto che poi quello che di solito facciamo è la corsa a riparare il sintomo, no? Quindi l'osteopatia pediatrica chiaramente lavora molto sull'ambito preventivo. Quindi. Prevenzione anche, quindi hai detto che toccando questo pancione hai sentito che il feto rispondeva, quindi l'osteopatia si può e si deve fare anche in gravidanza? Assolutamente sì, anzi consigliamo sempre alle donne in gravidanza di farsi accompagnare dal terzo mese in poi, di solito si fanno cicli, insomma un ciclo di trattamenti e si accompagna la donna verso il parto, quindi si lavorano tutte quelle strutture che sostengono il feto e che poi parteciperanno al momento del parto, quindi anche ammorbidire i tessuti, preparare il bacino, rende chiaramente poi il momento del parto meno complicato. Meno complicato. A tal proposito hai scritto anche un libro, Io parto, tu nasci. In effetti sì. È proprio un viaggio quello che la madre e i genitori in generale si trovano a percorrere insieme a un corpo che cambia, insieme a un bambino che, esatto. che sta nascendo dentro esatto. di sé. Infatti Io parto è proprio una metafora, perché credo che per la donna sia l'unico viaggio della vita in cui si parte con un bagaglio vuoto, lo si riempie giorno per giorno dell'esperienza, anche degli errori, delle paure, dei dubbi. Quindi diciamo, l'obiettivo di questo libro è stato quello di, con le mie conoscenze chiaramente, quello di accompagnarle, informarle, farle sentire supportate, perché ne ricevo davvero tante tutti i giorni e le vedo in preda a informazioni discordanti, dubbi, paure, e quindi mi sono sentita di voler fare il mio piccolo qualcosa per loro. Assolutamente, un contributo preziosissimo per affrontare questo viaggio con serenità. Esattamente. Nel momento poi del parto è sicuramente il momento magico, però è anche giusto normalizzare quel momento come anche piuttosto difficile. Assolutamente. Perché alcune volte lo rendiamo tutto una favola, poi non ti preoccupare, scorderai il dolore. Sì, è probabilmente vero, però in realtà non è così semplice. Dobbiamo normalizzare questo momento forse. Assolutamente sì, chiaramente è un momento magico, ma porta con sé chiaramente delle difficoltà, sia emotive che fisiche ovviamente. Anche nel caso del parto cesareo, la cicatrice del parto è un qualcosa che va approcciata nel postpartum. Molto spesso viene ignorato questo discorso, invece le cicatrici sono fondamentali da trattare, perché possono portare problematiche posturali alla mamma e problematiche anche viscerali. Spesso alcune donne soffrono di incontinenza urinaria addirittura dopo parti molto prolungati o cicatrici diciamo non trattate, quindi sono tanti piccoli disturbi che ci possono essere nel postpartum che possiamo tranquillamente prevenire, alleviare con i trattamenti osteopatici, chiaramente in coordinato con l'ostetrico e il ginecologo chiaramente. Quindi è sempre un lavoro di squadra comunque? Deve assolutamente essere sempre un lavoro di equip, più professionisti ruotano attorno a madre e bimbo, più
riusciamo ad essere, insomma, efficaci e opportuni per loro, chiaramente. Ecco, arriviamo al bimbo, perché sì, in effetti è strano pensare che un bimbo così piccolo, appena nato, appunto, abbia già bisogno dell'osteopata. Cioè, ce ne rendiamo conto noi, certo, adesso da adulti, e diciamo, mamma mia, come vorrei andare devo andare dall'osteopata, certo, oppure vorrei andare dall'osteopata perché mi sento un pochino che qualcosa non va. Ecco, un bimbo appena nato ci sembra impossibile pensare che abbia già bisogno di questa pratica, invece no, scopriamo con te che... Invece è molto molto importante, questo perché diciamo che di base già il momento del parto è un enorme trauma per il bambino, quindi uscire da una situazione di estremo comfort, già uscire al mondo con suoni, rumori, luci, è un trauma. A questo si accompagnano le compressioni che si vanno a creare, per esempio nel caso di un parto con un travaglio molto prolungato, chiaramente il bambino rimane incanalato per molte ore. Questo può comportare delle diciamo, compressioni a livello cranico che, se non trattate nel postpartum, possono creare ripercussioni muscoloscheletriche, posturali, digestive, insomma sotto tutti gli ambiti, possono creare irritabilità, disturbi del sonno. Quindi noi lavoriamo molto sul riarmonizzare le ossa craniche e tutti quei piccoli disturbi che possono sorgere nei primissimi mesi di vita, quindi coliche, reflusso, disturbi del sonno, irritabilità, pianto inconsolabile e via dicendo, insomma. Ok, quindi mi viene in mente quando hai parlato della scatola cranica di questo bambino, che ci hanno sempre detto, io ricordo da piccolina quando nacque mio fratello, stai attenta alla testa perché effettivamente è ancora da costruirsi l'interno, sì, no? Quindi è veramente qualcosa di estremamente delicato da maneggiare. Come ti senti a poter mettere le mani con tutta la tua professionalità su qualcosa di così appunto delicato, che ha però una potenza incredibile? Esatto, è molto emozionante ogni volta il trattamento sui neonati, perché chiaramente si mette mano veramente a una nuova vita, no? che si sta sviluppando in quel momento, e noi in qualche modo abbiamo come dire, abbiamo anche una grossa responsabilità. Quindi innanzitutto ringraziamo sempre moltissimo i genitori che affidano i loro bambini a noi, perché ci rendiamo conto, insomma, che è veramente un atto di estrema fiducia. Quindi mettere mano su una nuova vita è bello, è una grande responsabilità, però cerchiamo di avviare, ecco, le basi migliori per la salute del bambino. Le ossa del cranio in particolare sono estremamente malleabili appena i bambini nascono, le fontanelle sono ancora tutte aperte, quindi per questo noi poi consigliamo sempre di variare moltissimo le posture del bambino durante il giorno, per evitare quella che viene chiamata la plagiocefalia, quindi lo schiacciamento di una o più zone del cranio. Okay. Certo, quando pensiamo all'osteopatia noi ci viene in mente quei rumori assurdi dell'adulto, certo, che quasi fa un po' ribrezzo, ma allo stesso tempo rilascia poi, certo, una leggerezza del corpo incredibile. Non immaginiamo questo su un bambino. Assolutamente, okay, no, e diciamo che è stato un po' quello che ha per tanto spaventato, tempo spaventato forse le mamme, perché giustamente se pensano al thrust, che è quella manovra di cui facevi accenno adesso, su un bambino, chiaramente una madre non ci pensa neanche lontanamente. Invece l'approccio sui bambini è estremamente delicato, è veramente una carezza e non è minimamente invasivo e può dare solo dei grandissimi benefici. Benefici appunto per prevenire alcune patologie future e per aggiustare qualcosa anche nel presente. Mi parlavi anche di problematiche che possono nascere sull'allattamento, anche questo è un tema molto discusso, perché alcune donne si sentono quasi in colpa nel non riuscire a dovere ad allattare il proprio figlio. In realtà può succedere qualcosa di diverso, cioè ci sono tante sfaccettature. Assolutamente rispetto, sì, a questo tema. Molto molto spesso, troppo spesso, viene detto alla donna: se il bambino non cresce abbastanza è colpa tua perché non lo sai allattare o non hai sufficientemente latte. Questa non è una verità, che va un po' sfatata, perché la diade madre-bambino è imprescindibile, quindi laddove c'è poco latte vuol dire che non c'è una suzione efficace, perché la suzione stimola la produzione di latte. Quindi laddove c'è una problematica di allattamento, insieme all'ostetrica andiamo
andiamo a modificare proprio l'attacco al seno, ma poi andiamo a lavorare sulla mobilità del collo del bambino, della mandibola, di tutte quelle strutture che lavorano chiaramente al meccanismo della suzione, per far sì che la suzione sia più efficace possibile. Tutto questo va a stimolare la produzione di latte. Molto spesso le situazioni si risolvono semplicemente così, senza passare necessariamente subito al latte artificiale, perché poi è quello che accade giornalmente. Non produci abbastanza latte, basta, non allattiamo più, passiamo al latte artificiale. Ecco, vedi, quindi bisogna approfondire queste tematiche anche per rassicurare le donne che affrontano questo momento particolarissimo della vita, perché poi immagino soprattutto per il primo figlio, insomma, certo, di consigli non richiesti ne arrivano in quantità industriale e allo stesso tempo ci si sente un po' insicuri perché è tutto nuovo, chiaramente e giustamente. Quindi poter fare affidamento invece a dei professionisti è importante anche e soprattutto per sfatare questi miti. Esattamente. Tantissime sono gli aspetti in cui può interagire l'osteopatia pediatrica, ma anche e soprattutto, adesso lo capiremo, riguardo il sonno. Aiuto, quindi si può una tematica che spaventa tutti, anche chi ha intenzione di avere figli, perché esatto, dice no, io non dormirò mai più. Si può dormire con dei bambini appena nati? Si può dormire il giusto, okay. Ovviamente quello che dobbiamo sottolineare è che i risvegli notturni dei bambini sono assolutamente fisiologici. I bambini devono svegliarsi perché il risveglio notturno è finalizzato al nutrimento. Quindi se il bambino non si sveglia quelle tot volte necessarie al fabbisogno nutrizionale, chiaramente poi no? non cresce sufficientemente. Okay. Chiaramente da questo arrivare a passare notti completamente insonni c'è una sana via di mezzo che spero insomma di poter aiutare a trovare grazie anche a questo libro, in cui do dei consigli molto molto pratici e anticipato però da tutta una fase in cui spiego che cos'è il sonno dei bambini, perché per poter risolvere una problematica di sonno noi dobbiamo sapere che cos'è il sonno dei bambini, come si sviluppa, qual è la sua fisiologia, i ritmi circadiani, perché si svegliano i bambini, quante volte è fisiologico che si sveglino? Esatto, quante volte? Cioè soltanto nel momento della poppata è fisiologico? Diciamo oppure che no? Per quando intendo fisiologica la ricerca dell'allattamento, io intendo anche che il bambino spesso non si sveglia solo per essere nutrito a livello di latte, ma anche emotivamente. Quindi il bambino ha bisogno di contatto, quindi quei luoghi comuni per cui il bambino, le nonne ci raccontano che se piange dobbiamo lasciarlo sfiancare nel lettino, sono un po' dei luoghi comuni che vanno sfatati, perché il bambino necessita di contatto fisico, perché nelle prime settimane di vita il neonato non sa ancora di essere qualcosa di scisso dalla mamma, pensa di essere ancora una sua continuità, quindi i risvegli spesso sono proprio finalizzati al nutrimento ma emotivo, il bambino ha bisogno di contatto pelle a pelle. Chiaramente poi la ricerca è quella anche del seno, perché gli dà comfort, gli dà nutrimento, lo rilassa e via dicendo, ma è importante insomma capire che non dobbiamo adultizzare i neonati si devono svegliare, poi questa cosa chiaramente va scemando, crescendo, però non possiamo pretendere di passare una nottata completamente riposata nei primissimi mesi di vita insomma del neonato. Ovviamente questo cambia di mese in mese, immagino, nel neonato, certo, e poi di anno in anno, chiaro, rispetto a quelle che sono le richieste del bambino. Invece per quanto riguarda appunto l'osteopatia, c'è qualcosa che può disturbare a livello fisico il sonno e di conseguenza entra in gioco l'osteopata? Non lo so, è una domanda insomma così proprio di curiosità. Certo, assolutamente. Nel caso in cui ci sono delle tensioni muscolari del bambino, sempre riferendoci a quello che dicevamo prima, un parto magari prolungato, sì, può creare anche i 9 mesi stessi, no? La postura che ha il bambino nella pancia chiaramente non è una postura molto comoda. No. Quindi i bimbi accumulano tensioncine lungo il corpo che noi andiamo a liberare. Qualora questo non si facesse, chiaramente queste tensioni si accumulano e possono accentuare i risvegli notturni. Altra cosa è il reflusso, quindi un bimbo che ha problematiche digestive chiaramente si sveglia molto più spesso perché ha bisogno di tirare fuori tutto quello che non riesce a digerire, quindi questo sicuramente
praticamente le coliche e il reflusso sono due dei motivi per cui i bambini si svegliano molto molto spesso durante la notte, al di là del bisogno nutritivo, insomma. Ok, in questo caso appunto agire potrebbe essere d'aiuto sia molto, per i bambini. Può alleviare molto la situazione. Anche e soprattutto per... E può evitare i naufragi dei matrimoni. Esatto. Esatto, perché poi è sottovalutato, ma in realtà il sonno è fondamentale nella nostra vita, da adulti e da bambini. Sì. Quindi un bambino che dorme male e non dorme addirittura, insomma, è comunque una problematica che si ripercuote sull'adulto. È una fonte di grandissimo stress, quindi chiaramente immaginando che il latte materno comunque contiene tutta una serie di ormoni che il bambino prende durante l'allattamento, una madre stressata chiaramente fa sì che questi ormoni vadano in circolo e il bambino li prende insieme al latte. Quindi diciamo che far star bene la mamma e la famiglia è assolutamente consigliabile per mettere le basi anche di un bimbo che cresca serenamente. Certo. Poi per, credo, una crescita serena ci sono anche tante altre tematiche, come quello del dormire insieme al bambino o no. Anche lì ci sono tante scuole di pensiero completamente diverse. Vero. Cosa può aiutare davvero un bambino? Allora, ci sono esattamente come dicevi tante scuole di pensiero, c'è chi c'è un po' un business al momento, no? Delle tate del sonno che consigliano di chiudere questi bambini nelle stanze e sfiancarli finché non si addormentano. C'è chi consiglia invece il co-sleeping, quindi il dormire insieme. Io personalmente consiglio sempre di aspettare di conoscere il proprio bambino, quindi darsi il tempo di capire quali sono le sue esigenze, perché dormire insieme al bambino nei primi mesi di vita non c'è assolutamente nulla di male, anzi è fonte appunto di nutrimento, di contatto, però bisogna sempre capire che bambino abbiamo di fronte, di cosa ha bisogno realmente. Ci sono bimbi più indipendenti, ma bimbi meno indipendenti, quindi bisogna conoscere il proprio e poi muoversi di conseguenza. Va bene, dottoressa, sono arrivati dei messaggi, chiederei alla regia di mettere la sigletta del Doc Risponde, così possiamo fare la domanda alla dottoressa Leonora Pepparelli. Allora, ci scrive: buongiorno, sono una mamma di 30 anni ed è nata mia figlia di 2 mesi fa con cesareo d'urgenza. La piccola sta benissimo, l'unica cosa che mi preoccupa è che da quando è nata ha leggermente un lato della testa più schiacciato, non è molto visibile, bisogna farci caso. La pediatra ci ha detto di non preoccuparci e di farla dormire sull'altro lato, dove è meno piatto. Secondo lei è il caso di portarla da un osteopata? Crede che con il tempo possa migliorare? Allora, ecco, sfatiamo un mito. Quello che la signora ci indica è una plagiocefalia posizionale, ossia lo schiacciamento della parte posteriore e laterale del cranio dovuto al fatto che i bimbi passano moltissimo tempo a pancia in su e solitamente ruotano poi la testolina o da un lato piuttosto che dall'altro. Essendo le ossa craniche molto molto malleabili, più tempo passano da un lato, più chiaramente l'ossicino può andare in compressione. Quello che consiglio alla signora è assolutamente una visita e un trattamento osteopatico, perché è fondamentale per riarmonizzare diciamo i rapporti proprio delle ossa craniche, e poi di cambiare molto molto spesso postura al bambino durante il giorno, quindi dormire all'altro lato, un pochino a pancia sotto, usare la fascia, le fasce, i marsupi sono molto importanti perché innanzitutto liberano le mani alla mamma, ma poi permettono insomma di non stare tantissime ore al giorno a pancia su. Ok, quindi assolutamente è consigliato. Assolutamente sì. E un'altra domanda che in effetti però apre un po' un discorso un po' più ampio. Intanto complimenti per la trasmissione, complimenti per la professionalità della dottoressa. Colgo l'occasione. Grazie. Per una curiosità: che differenza c'è tra un osteopata e un fisioterapista? Barbara da Roma. In effetti anche questa è una grande domanda. Certo. Brevemente. Non parlerei di differenze ma di approccio, nel senso che l'osteopatia ha un approccio un pochino più globale diciamo all'essere umano e all'organismo, quindi noi consideriamo un po' tutte le sfere, quella muscoloscheletrica, quella ossea, viscerale, ma anche l'aspetto psicosomatico, emotivo. Quindi lavoriamo molto anche questo tipo di aspetti. Quindi ci concentriamo un pochino di più sulla promozione della salute, quindi sul prevenire i disturbi piuttosto che correre a riparare il sintomo. La fisioterapia lavora molto sul sintomo,
Quindi si concentra molto di più sulla specifica, insomma, del disturbo che viene lamentato, piuttosto che andare, diciamo, a trattare tutte le strutture che collaborano con quella, insomma, in cui si è avuto un trauma o, insomma, una problematica. Un rapporto un po' più olistico è quello Bravissima, ecco, la dell'osteopata. parola chiave è olistico. Ok, dottoressa, grazie Grazie mille, è a stato te, davvero un Martina. piacere, grazie per Piacere essere venuta mio, qui, piacere mio. e grazie per questo approccio tematico, ma in realtà che possiamo e dobbiamo secondo me approfondire, Grazie davvero a perché... te, è stato veramente un piacere parlare di questo argomento così delicato ma importante. Grazie davvero, io appunto vi consiglio se siete neogenitori o lo state per diventare SOS Nanna e sono dei bambini spiegati, anche tu, io parto, tu nasci, assolutamente. Grazie Grazie. dottoressa e grazie anche a voi, tra pochissimo ritorno a Buongiorno Weekend, prima qualche minuto di pubblicità, a tra poco.